Allora, oggi è un giorno importante per la città di Osimo perché con la delibera del Consiglio Comunale che riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti ufficializziamo il cronoprogramma che ci siamo dati con l'azienda Multiservizi di Ancona, ovvero obiettivo principale salvaguardare i 100 anni di storia di Astea e quindi il servizio che ha reso nella Val Musone e Multiservizi salvaguardare il servizio che da sempre fornisce ai 42 comuni che vanno da Ancona all'entroterra della provincia di Ancona. Cosa faremo? Faremo una società consortile che avrà l'affidamento in house da parte dell'ATA e con l'affidamento in house cosa scongiuriamo? Scongiuriamo una gara che potrebbe mettere a repentaglio posti di lavoro e qualità dei servizi, perché oggi con una telefonata al numero verde di Astea o di Multiservizi nell'arco di 24 ore vanno a sistemare il disservizio o ampliano il servizio che già c'è su richiesta del cittadino. Se vince un terzo che viene magari dalla Francia, dalla Germania, perché oggi le gare sono europee, questo disservizio potrebbe non essere risolto o non potrebbe essere ampliato il servizio. In mezzo ci sono tutte le persone che sono state assunte in questi anni che offrono un servizio puntuale e che potrebbero essere messe a repentaglio. Quali passi futuri ci aspettano dopo l'indicazione data dal Consiglio Comunale? Che nelle varie assemblee delle società si approvi un piano economico finanziario, un business plan che ufficializzi questo percorso e che permetta all'ATA di affidare direttamente a questa società consortile la gestione dei rifiuti per sempre. Quindi io credo che è un passo importantissimo per la nostra città. Dispiace che le minoranze invece di arrabbiarsi potevano arrivare in orario, avrebbero discusso con noi e abbiamo ritenuto anticipare il punto perché era quello fondamentale della giornata, non vedevamo l'ora di approvarlo e di parlarne perché Osimo aspettava questa risposta importante.